È partita dall'Arcata Fridi la riscossa dell'IMU sui terreni agricoli, una manifestazione che ha visto la presenza di più di 200 operatori agricoli con in testa i sindaci del comprensorio. Alla manifestazione, oltre al sindaco Giuseppe Ferrara e all'assessore alle attività produttive Gigi Castronovo di Arcata Fridi, hanno partecipato il direttore della Coldiretti, il Geraldo Forina Rampolla, l'onorevole Pietro Alonci, componente della Commissione delle Attività Produttive all'Assemblea Regionale Siciliana, e il sottosegretario del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Giuseppe Castiglione. Il dibattito si è arricchito degli interventi di Francesco Totoro, sindaco di Alia, Ciro Coniglio, sindaco di Baucina, Guglielmo Rosa, sindaco di Roccapalumba, e del rappresentante del patronato della CISL, Francesco Saglimbene. Questo nuovo balzello per l'agricoltura, che per certi versi è quasi imposto al mondo agricolo, è una tassa che doveva essere pagata, oppure c'è opportunità di rivederla, visto che ci sono delle sperequazioni territoriali? Spesse volte è il caso di alcuni paesi costieri che vengono considerati montani, come San Vito Lo Capo, mentre quelli interni vengono considerati non montani. Ma intanto il tema è un tema di grandissima attualità, il governo l'ha affrontato con grandissima energia, con tanto impegno. Abbiamo superato il decreto del novembre scorso e a gennaio il governo ha sentito il bisogno di dover intervenire nuovamente. Oggi abbiamo un quadro più chiaro, moltissimi comuni, circa 5.000 comuni, di cui 3.500 totalmente esonerate, più 1.500 parzialmente esonerate, e dando soprattutto un tono particolare agli imprenditore agricolo, agli imprenditori professionali. Poi abbiamo messo anche delle risorse, circa 15 milioni, che andranno a ridurre il peso fiscale per le nostre imprese agricole. C'è un lavoro ancora da fare. Per il 2015 il governo ancora sta lavorando, pensiamo di insediare un tavolo tecnico, perché al di là delle tante strumentalizzazioni, al di là dei populismi che ci sono in giro, c'è un tema reale di equità fiscale. È possibile che un imprenditore che ha un reddito importante da un ettaro di vigneto in alcune aree del nostro paese, pensiamo a tutta l'area del Prosecco, al Barolo, dove si ricavano risorse significative, che non paghi nulla come imposta patrimoniale. Quindi questo era il tema da cui si è partiti. Ci sono tante attenzioni sul piano nazionale. Abbiamo insediato questo tavolo tecnico e vogliamo arrivare ad una soluzione di grande equilibrio sul territorio nazionale, quindi esonerare quegli imprenditori agricoli che hanno il terreno con quale struttura di ausilio all'attività agricola. Quindi su questo stiamo lavorando tantissimo, e poi invece far pagare quelle imprese che hanno la possibilità di trarre reddito sufficiente che traggono dall'agricoltura. Quindi c'è un tema che riguarda l'equità fiscale, c'è un tema che riguarda il governo che è intervenuto in maniera significativa, e c'è da ascoltare i territori. Oggi siamo qua per poter ascoltare i territori, dando voce agli imprenditori agricoli, dando voce soprattutto a quelle aree marginali del nostro paese, ma no, avendo contezza e sapendo che invece alcune aree del nostro paese che possono farlo devono pagare un'imposta. E quindi noi già con il governo, quando al governo c'era il ministro De Girolamo, avevamo già eliminato questo balzello, però oggi a mio avviso la strada che abbiamo intrapreso è una strada virtuosa, e quindi questo tavolo tecnico per il 2015 porterà dei risultati che certamente eliminerà quelle sperequazioni che oggi ci sono sul territorio nazionale e soprattutto sul territorio regionale, in un momento in cui oggi il reddito degli imprenditori agricoli è un reddito sempre più debole, e quindi abbiamo la necessità di ascoltare e poi di intervenire con la energia che il governo in questo periodo ha assolutamente messo.
Sulla programmazione a che punto siete? Ma sul piano della programmazione già il governo nazionale sa che i prossimi 7 anni saranno assolutamente decisivi. Lavoreremo insieme con il governo regionale. Il piano di sviluppo rurale ha subito dei ritardi, ancora non abbiamo nella regione Sicilia un piano di sviluppo rurale definito e quindi noi riteniamo che bisogna accelerare. Il governo nazionale ha detto che anche nelle more dell'approvazione del piano di sviluppo rurale alcune misure si possono attivare per dare un sostegno reale alle imprese agricole, per far sì che si possa investire in agricoltura, si possano insediare i giovani, quindi oggi abbiamo aumentato da 40.000 a 70.000 il premio per l'insediamento ai giovani, soprattutto che ci possa essere una agricoltura sempre più moderna, più competitiva, che aggreghi l'offerta, che sappia stare sul mercato, che investa nell'innovazione, che faccia ricerca, quindi un'agricoltura che oltre al reddito che viene dall'impresa ci sia anche un reddito che deriva da tutte le attività di innovazione che oggi stiamo inserendo. Quindi mi pare che aprire un colloquio reale con il territorio, aprire un virtuoso collegamento con la regione siciliana, mettere in sinergia le risorse regionali con quelle nazionali, oggi possiamo dare risposte ad un mondo agricolo però che necessariamente deve cambiare, che deve capire che è il momento di assumere una dimensione strutturale più adeguata, che deve aggregare l'offerta e soprattutto che deve essere capace di guadagnare nuovi spazi di mercato. Laddove siamo stati messi nelle condizioni di competere abbiamo dimostrato che sappiamo competere, quindi abbiamo dei segnali molto positivi sul prodotto interno lordo e quindi sul reddito delle nostre imprese agricole. C'è un segnale positivo che viene dall'export, dall'esportazione, e allora tutto questo va rafforzato. Lo possiamo fare con gli strumenti che oggi abbiamo a disposizione, con le risorse che l'Unione Europea mette a disposizione, e che non sia un'altra occasione mancata come quella che purtroppo abbiamo registrato negli anni precedenti. Agricoltura 2.0. Ma sul piano degli investimenti noi abbiamo voluto varare questa agricoltura 2.0, significa semplificazione, sburocratizzazione, abbiamo accelerato su molte delle misure che comportavano un aggravio burocratico, sul tema dei controlli, abbiamo già i decreti attuativi sul piano dei controlli che di fatto semplifica l'attività burocratica e questo è un vantaggio notevolissimo. Abbiamo accelerato anche sul pagamento dei premi PAC e soprattutto abbiamo inserito una serie di misure che oggi servono a far sì che l'impresa possa semplificare tutte le attività burocratiche. Questo mi pare un grande risultato e soprattutto se lo uniamo anche all'avvio della nuova programmazione, mi pare che sburocratizzare e semplificare potrà dare un grande vantaggio alle imprese agricole. Expo 2015. Expo è la grande sfida, è la sfida per il Paese, la sfida di carattere culturale, come si porrà il Paese nei prossimi 20 anni, quando la popolazione crescerà, quando c'è bisogno di alimentare questo pianeta che da 7 miliardi passerà a 9 miliardi di persone, questa è la sfida dell'alimentazione, come nutriremo questo pianeta. Anche per il nostro territorio, oltre alla sfida globale, c'è anche un carattere locale, quindi anche come premiare i territori, come premiare le nostre specificità, come premiare le nostre peculiarità, come premiare la qualità che certamente è molto alta nei nostri territori, ma che è una qualità che anche bisogna meglio organizzare per poter competere sui mercati e guadagnare nuovi spazi di mercato. C'è per certi versi un contrasto tra quella che è la cultura dello sviluppo rurale della comunità europea e poi con la realtà nazionale, nel senso che spesse volte ci sono misure che sono contrastanti, leggi anche contrastanti. Come si può ovviare a questa diversificazione?
La programmazione è l'elemento strategico per la nostra agricoltura in particolare, quindi siccome la programmazione parte dal basso, dovrebbe essere la regione. Molto spesso siamo stati impegnati nella fase della gestione dei programmi comunitari, dovremmo dedicare una maggiore attenzione alla fase della programmazione, a semplificare nella fase della programmazione, a prevedere degli strumenti agevoli da poter permettere all'impresa di poter investire e soprattutto dare risposte significative. Quindi Bruxelles non è quello che vigila sulla nostra attività, ma la programmazione parte dalla Sicilia, quindi un'attenzione maggiore ai territori, ma un'attenzione maggiore alla programmazione sicuramente potrebbe risolvere molte delle difficoltà che abbiamo riscontrato nella utilizzazione delle risorse comunitarie. La mancanza della provincia ormai quasi stanno per chiudere, ha creato per certi versi anche nel mondo agricolo una serie di apprensione, perché le strade non vengono più manutentate, ci sono difficoltà di stato di penetrazione. Come si fa a dare un segnale all'agricoltura intervenendo in maniera decisiva? Ma questa domanda la dovremmo girare al Presidente della Regione, perché avevamo largamente previsto tutte le cose che stanno succedendo. Avevo detto che c'era la necessità di ridurre i costi della politica nelle province, ma c'era la necessità anche di rafforzare i servizi che le aree vaste, le province hanno sempre assicurato alle nostre regioni. Quindi mi pare che oggi purtroppo quello che emerge in maniera assolutamente evidente è che non c'è una precisa linea di indirizzo, non c'è una strategia, non sono chiare le funzioni che dovrebbero assolvere i nuovi enti territoriali, le nuove aree vaste, quindi le nuove province, e quindi su questo penso che il governo della regione, siamo ormai fuori tempo massimo, siamo in ritardo notevolissimo, perché oggi non solo abbiamo ridotto i costi della politica, perché abbiamo eliminato gli spazi di democrazia che erano presenti in quei consessi, ma di fatto non abbiamo più assicurato quelle funzioni che erano vitali. Penso all'estate provinciale, penso alle scuole, penso a tutto quello che era la specificità delle nostre province regionali. Bettaca di domenica nascisti, l'uluni di Chiero a Facchiari, l'ubatti di Lipedi ti miscero, l'umercuri ti ricasti a camminare, l'ugnovi di Alavissa ti inizi.